Ok, semplice. Canale. Ottimo. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di TradingView e delle nuove funzionalità e alcune cose che potrebbero interessarvi per quanto riguarda anche i dati di borsa. Innanzitutto, quello che stavo facendo poco fa è proprio andare a disegnare diciamo un canale che può essere preso anche come una flag, ma addirittura anche un canale che è disgiunto, un canale che posso praticamente riprodurre come voglio, vedete, con una facilità infinita. E questa cosa che sembra appunto una delle funzionalità che spesse volte mancano, no, a delle piattaforme, ecco qui che effettivamente TradingView riusciamo a farla, ad averla. Questo ci consente anche di fare che cosa, però, oltre questo, una nuova funzionalità aggiunta da pochissimo è che noi possiamo addirittura andando sulle impostazioni, che potete arrivarci tramite il doppio clic oppure andare direttamente sul tastino impostazioni, sull'ingranaggio, appena cliccate sul disegno, vedete come c'è una funzione che si chiama testo, cioè io posso andare a scrivere quello che voglio. E la cosa interessante è che non solo posso scrivere testo, lo posso aumentare come tutti gli altri funzionalità, posso metterlo sopra, dentro, posso metterlo sotto e anche a sinistra, al centro o a destra. Quindi tutte le funzionalità che abbiamo su tutti gli altri disegni le abbiamo anche qua, ovviamente anche con il cambiamento volendo di colore. Quindi interessante che su ogni tipo di canale ovviamente possiamo mettere questo testo. Infatti se noi prendiamo anche questo canale possiamo vedere che il testo possiamo averlo sempre centro, destro, sinistra, eccetera, eccetera, e possiamo metterlo direttamente sul canale. Un'altra cosa importante che volevo dirvi è che ovviamente questo canale potrebbe anche essere messo all'interno appunto per segnalare ad esempio una flag, perché è un canale parallelo, quindi possiamo tenerlo da conto come appunto un canale parallelo che riuscirà a farci, diciamo, risparmiare un pochino di tempo quando andiamo a costruire ad esempio sia canali obliqui che canali ovviamente orizzontali. Il canale orizzontale ovviamente tramite il cross riusciamo ad avere addirittura vedete, praticamente mettendo la parte sopra del canale insieme al cross abbiamo esattamente una visione orizzontale, quindi da qui possiamo metterlo ad esempio su un canale orizzontale. La cosa è ancora più bella quando appunto andremo a dire, per esempio, questo segnale di entrata. Quindi praticamente possiamo mettere tutto quello che vogliamo, compresa anche, perché no, un emoji. E la troviamo direttamente scritta qui. Quindi vedete quanto è funzionale questa soluzione integrata. Altra cosa importante, secondo me, da farvi vedere è sicuramente il profilo volume ancorato. Praticamente è uno strumento che da poco è immesso nella 3D View. Perché si aveva sempre l'esigenza anche di avere un fermo su una fase stabile su una parte e poi potevi andare a giocare. Invece col profilo, per esempio, volume, quello visibile, ovviamente cambiava a seconda del volume. Con questo invece è ancorato sulla destra, è praticamente in inglese appunto si chiama AAVP, quindi Entered Volume Profiler profile. E quindi qui che cosa andremo a fare? Io posso mettere direttamente il volume, per esempio, qui, e posso spostare tranquillamente la mia
parte visibile, avendo sempre questo volume all'interno della mia analisi. Quindi, per esempio, se io voglio vedere questo testa e spalle di lungo periodo e voglio vedere questo volume, che cosa implica in questo caso sulla zona della spalla, posso metterlo direttamente, per esempio, qui, e avrò il volume, guardate, il volume che non va a cambiare a seconda della zona visibile, vedete, ma rimane sempre stabile. Posso vedere che eventualmente qui può esserci una zona di forte volume come questa altra zona volumetrica, e posso calcolarmi e posso fare la mia analisi tranquillamente. Un altro aspetto che voglio mettervi invece sulla questione dei dati è che è arrivato finalmente il FTSE Russell, anche il FTSE ST, che sono dati che vanno ad incrementare i dati del gruppo, diciamo, dati di TradingView. Il FTSE Russell è un fornitore di dati globale, quindi questo aumenterebbe addirittura a una partnership con il Singapore Press Holding Media Trust, quindi che è appunto una per quanto riguarda il FTSE Russell, e per quanto riguarda il FTSE ST, quindi è un fruitore di dati molto importante. Questo basta mettere ad esempio nella zona di dove andare a visualizzare tutte quante le borse. Avete anche ovviamente, per esempio, prendendo questa, vedete che avete direttamente questo incremento appunto di questa borsa. Un'altra funzionalità invece riguarda l'applicazione, troverete tutto ovviamente nel blog di TradingView. L'altra cosa è proprio pensieri, cioè quello che noi abbiamo effettivamente qui sulla parte visibile del grafico all'interno delle nostre funzionalità di TradingView, dove possiamo praticamente aggiungere quello che pensiamo all'interno del nostro grafico. Ecco qui che in questo momento è una funzionalità che possiamo prendere all'interno anche del mobile. Quindi avete anche qui la funzionalità appunto di mettere, vedete, la nuvoletta, dove potete prendere appunto questa funzionalità in più proprio da mobile. Quindi importante anche questa soluzione. Bene, con questo io vi ringrazio molto per essere stati qui con me. Ovviamente per qualsiasi cosa basta che andiate a trovare tutti gli aggiornamenti su TradingView, come faccio di solito sempre nel mio canale. Basta andare proprio sulla playlist e cercare TradingView e avete tutte quante le nuove soluzioni della piattaforma. Ovviamente state sempre in allerta, perché ogni settimana ci sarà sempre un qualcosa che voglio dirvi su TradingView. Quindi state sempre in campana allerta, iscrivetevi al canale e ovviamente lasciatemi un like se questi video vi interessano, vi piacciono, così continuo a fare nel canale. Ciao ciao a tutti!